Tommaso resterà sempre con noi, tra noi, il suo banco non sarà rimosso perché ogni giorno penseremo a lui, al suo essere speciale, discreto, affettuoso e gentile, ed ogni giorno lo abbracceremo come il più caro dei compagni. È il profondo messaggio dell'Istituto Alfonso Gatto di Agropoli che Tommaso frequentava, rivolto a mamma Giovanna e a papà Carmine. Gli studenti del liceo di Agropoli questa mattina hanno voluto salutare Tommaso, volato via troppo in fretta, a soli 15 anni. Sul suo banco un fascio di rose bianche. La scuola oggi è immensamente triste e unita nel dolore per l'improvvisa e definitiva perdita di un compagno, un amico, uno studente gentile, affettuoso, generoso. Il suo banco non sarà rimosso né occupato da altri e ogni giorno Tommaso sarà dentro la scuola, nel ricordo affettuoso di tutti. Una morte troppo prematura, un dolore troppo grande per i suoi genitori, per i suoi familiari e per chi lo ha conosciuto. Nessuno avrà, dal tempo che trascorrerà lento, la forza per rassegnarsi ad un destino così crudele. Tommaso aveva ancora una vita da vivere e da assaporare. La comunità di Castellabate tutta, distrutta dalla triste notizia, non ha fatto mancare ai familiari la propria vicinanza. Tanti messaggi sui social per ricordare il tenero Tommasino, come in tanti lo chiamavano, proprio ad indicare il suo essere dolce, sensibile, sempre sorridente e tanto affettuoso. Tanti anche gli interrogativi, però, che amici e conoscenti di Tommaso si sono posti dopo la triste notizia. Quando si interviene per attivare le opportune segnaletiche per indurre i veicoli ad una riduzione della velocità su quel tratto, mancanza di segnaletica, di semafori, manto stradale in pessime condizioni, nessun controllo, siamo abbandonati ed i nostri giovani rischiano ogni giorno la vita e qualche volta la perdono purtroppo, scrive un cittadino denunciando lo stato attuale della strada statale, meglio conosciuta come Via del Mare. Tommaso abitava a pochi chilometri dall'incidente stradale che lo ha strappato alla vita e stava facendo rientro a casa. Come cittadina di Castellabate, come persona che ha visto Tommaso praticamente da neonato e poi da ragazzo, e come medico, sono molto arrabbiata perché non è possibile che nel Cilento non abbiamo un ospedale che ci presti soccorso prima di Vallo della Lucania. È la denuncia agli amministratori di Castellabate da parte di una cittadina del posto. Per me i comizi potete chiuderli finché non avete aperto un ospedale che sia degno di questo nome. Non il lutto cittadino, non lo stop dei comizi. Io non voglio più veder morire nessuno, soprattutto a 15 anni. Il povero Tommaso, dopo il tragico impatto con l'auto, ha dovuto attendere diverso tempo, troppo tempo, prima che un'ambulanza rianimativa lo raggiungesse per trasportarlo a San Luca di Vallo della Lucania. Il suo stato di salute è apparso subito critico ai medici presenti a causa dell'arteria femorale recisa. Tutto il possibile hanno cercato di fare i sanitari per tenerlo in vita e dargli una possibilità di arrivare vivo presso il primo ospedale che si trova a quasi un'ora di distanza dal tragico incidente. Non sappiamo se Tommaso si sarebbe potuto salvare se solo avesse avuto la possibilità di arrivare presto in ospedale. È un interrogativo che spesso ci poniamo quando accadono delle tragedie del genere. E spesso il rimorso che pesa come un fardello sul cuore e sull'animo dei familiari di numerose persone e che si portano dietro senza darsi pace. Purtroppo il cuore forte e pieno di vita a soli 15 anni ha smesso di battere mentre lottava contro la morte sdraiato in ambulanza. Questa mattina nella frazione di Ogliastro Marina, all'esterno della chiesetta a ridosso del mare, una folla commossa di cittadini del posto, di parenti e di persone giunte a Castellabate anche da altri territori hanno salutato per l'ultima volta Tommaso. Tanti amici e compagni di classe, con la stessa passione di Tommaso, sono arrivati in sella alla moto e con il rombo forte hanno salutato il loro compagno, che aveva la loro stessa passione. Toccanti le parole del parroco Don Pasquale Gargione, rivolte ai presenti, al termine della funzione religiosa, che non hanno mancato di sottolineare quanto sia importante avere una struttura ospedaliera funzionante sul nostro territorio. Non sappiamo se le cose potevano andare diversamente, dice Don Pasquale, ma l'età migliore aiuta. Parole rivolte anche al presidio ospedaliero agropolese e l'appello del papà di Tommaso e di tanti che in questi giorni hanno sollevato di nuovo la problematica relativa alla sanità del nostro territorio. È impensabile che un'ambulanza impieghi tanto tempo per arrivare sul posto, sottolinea Don Pasquale. C'è bisogno dell'aiuto di tutti e soprattutto di chi può, raccogliendo davvero il desiderio del papà e di tante persone che in questi giorni, ma anche in altre tragedie, hanno sempre sottolineato, conclude Don Pasquale, è quello che il servizio sanitario, soprattutto il diritto alla salute sia garantito, perché davvero l'unico pensiero di queste persone che si porteranno dietro per il resto della loro vita è che le cose forse potevano andare diversamente. Riposa in pace, piccolo Tommasino, continua a sorridere e a vivere insieme agli angeli del paradiso.